sono dei momenti che quello che ti succede è così duro, così difficile da affrontare, che tu vorresti, con tutte le tue forze, vorresti che si trattasse di una favola o di un sogno. E quando quello che ti accade è una malattia, allora il bambino che è in te non sa le parole, non le conosce più. Perché sono le parole che dicono la malattia. E tu sei convinto che se non esistono le parole, allora non esiste più nemmeno la malattia. In questi momenti tutto quello che hai dentro è solo un grande, immenso bisogno di rassicurazione, di consolazione, di carezze. L'idea del dolore, senza dubbio, è aliena ad ogni progetto esistenziale. Purtuttavia è presente in ogni esperienza di vita, quasi ad affermarne la necessità in rapporto al valore da attribuire ad essa. Significa che sempre per apprezzare la salute dobbiamo conoscere la sofferenza, direttamente accettandola se capita di affrontarla, indirettamente quando si ha l'opportunità di condividerla con persone vicine. Sottrarsi a questa responsabilità significa disprezzare l'esistenza e cadere nell'oblio di paradisi artificiali costruiti allo scopo di annullare la coscienza alimentando la paura di vivere. Il Lions Club propone una riflessione a riguardo con uno spettacolo teatrale originale, prima tappa di un progetto formativo globale che ambisce a ricomporre l'idea di una società solidale nella quale il prendersi cura sostituisca definitivamente la filosofia del prendere che per troppo tempo ha offeso l'uomo nella sua dignità. Questo spettacolo teatrale, salvo complicazioni dell'amico Marco Bottoni, socio del Lions Club Badia Polesine Adige Po, è patrocinato dal Lions Club International Centro Studi del distretto 108 TA3. E questo lavoro, questa pièce teatrale attraverso la cultura serve per promuovere la solidarietà attraverso gli scopi anche dell'aionismo, che sono scopi che tendono a portare le persone di alta qualità a fare servizio di volontariato nella società, nella comunità. L'opera di Marco Bottoni tratta a volte con ironia situazioni medico-paziente che arrivano al limite del surreale con lo scopo di emozionare chi partecipa alla sua rappresentazione. Su tutto emerge il valore essenziale della condivisione e della compartecipazione nella malattia e quanto grande sia la fragilità umana in questa condizione. Il problema che rimane è sempre il senso delle cose, scoprire e riscoprire il valore dell'appartenenza ad una stessa umanità. Sì, appunto. E poi, visto che esiste, le faccio fare anche una elettromiografia. Ma cos'è questa roba elettrica? Cos'è che lo fanno? Vedono se lei ha una radicolopatia. Cioè, che sarebbe quello che ho? Non lo sappiamo ancora. È certo che non lo sappiamo, dopo aver visitato la gamba. Il benvenuto a questa iniziativa, che è stata organizzata coinvolgendo la città di Lendinara, coinvolgendo il Lions, coinvolgendo la compagnia che ci presenta questo Salvo Complicazioni, che è un modo di vedere la malattia anche attraverso un certo concetto di ironia, quindi vista anche con la capacità, la possibilità di analizzarla intimamente e anche, io non l'ho vista comunque l'iniziativa, ma me ne hanno parlato, me ne hanno ragionato, perché a Lendinara? A Lendinara perché la persona è il centro delle nostre iniziative, quindi il recupero della struttura ospedaliera e la collaborazione con l'azienda ospedaliera, tutte queste iniziative che vedono la città in un'azione di coinvolgimento con gli altri. Ci sembrava un tema questo molto ben appropriato per utilizzarlo come una domenica pomeriggio per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi che riguardano la persona e le difficoltà della persona. Cosa fai? Dai, non piangere. Sei peggio di un bambino. Ma guarda un po' alla tua età. Dai, finiscila. Che vuoi che sappiano le suore? Smettila, fissato, è chiaro che guarisci.
che ti metti in mente, vedrai che starai bene, vedrai. Salvo Complicazioni è uno spettacolo molto particolare. Al centro c'è la persona in un momento particolare della sua esistenza, quando affronta la malattia, quando affronta la perdita dell'autonomia, quando affronta il disagio di non essere più forte e sano. C'è il rapporto fra il malato e la sua malattia, fra il malato e il medico che lo cura, l'ansia dei familiari che gli stanno attorno. Il tema centrale è la persona nell'attraversamento di questa esperienza, a volte trattato con ironia e leggerezza, a volte con intensa profondità. L'importante e che emerga questa domanda: io quando sono guarito? Sono guarito quando imparo a guardare gli altri con lo stesso sguardo che avrei voluto vedersi posare su di me quando io ero malato. Le scene sono ricchissime, ci sono 3 musicisti che fanno la colonna sonora di tutto lo spettacolo con musiche originali e prodotte dal vivo da loro. Il contenuto è, come dicevo, a volte ironico e leggero, a volte con dei toni di una intensità emotiva fortissima. Consiglio al pubblico di non perdere un attimo, di non perdere una voce, di non perdere una luce, di non perdere un suono di questo spettacolo. Alla fine ne rimarrete soddisfatti. Piange ancora, dai! Non è più tanto grave. Non far così. Dai a me. Non è niente. Ho già parlato col dottore. Ti senti di morire? Ma dai, cosa dici? Vedrai che domattina starai senz'altro meglio. Vedrai. Anche certi temi di cui si fa fatica a parlare è possibile trattarli con ironia, perché si può prendersi in giro nel momento in cui siamo i pazienti e non capiamo le prescrizioni del medico, si può prendere il giro del medico nel momento in cui automaticamente fa le ricette quasi senza neanche ascoltare, però l'ironia vera è il sapere vedere al di là del dramma, al di là della tragedia, uno spiraglio di salvezza, uno spiraglio di riscatto, e questo alla fine dello spettacolo c'è, perché l'appartenenza a una nuova umanità che anche nella sofferenza impara la conoscenza reciproca, il sostegno e la condivisione, vuol dire uscire veramente dal tunnel della malattia. La sofferenza, anche la malattia, anche il disagio, a volte può essere utile, può essere un compagno di viaggio nell'attraversamento dell'esperienza umana, che è un'esperienza globale, è una favola, è una fantasia, è il frutto del condizionamento della pubblicità che tutto va sempre soltanto bene. Noi dobbiamo fare i conti con la nostra fragilità, con la nostra caducità e con quella dei nostri fratelli, di coloro che ci accompagnano in questo viaggio. Ma attraversare l'esistenza accettandola completamente per quello che è, ci rende uomini e donne migliori e ci fa appartenere anche a una società migliore e più ricca, ma ricca dentro. Vedrai, vedrai.